non si identifica. L'identificazione non è riconosciuta. E va bene. Aiuto, accesso. Aiuto non disponibile. Aiuto. Giochi. Giochi si riferisce a modelli, simulazioni e giochi che hanno applicazione strategica e tattica. Lista giochi. Labirinto di fuoco, blackjack, girone, poker. Potrei benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the Road. Vi siete mai chiesti perché la Terra abbia dei deserti? A questo e ad altre curiosità sul pianeta su cui viviamo ci risponde Minute Earth, con questo canale di video scientifici molto veloci, si gustano molto velocemente, appunto la Terra in un minuto, quindi sono video in realtà molto brevi, non di un minuto, di qualcosina in più, ma molto interessanti. Vi segnalo sul doobly-doo il link al canale Minute Earth, e appunto il primo video che vi segnalo è «Perché la Terra ha dei deserti?». Secondo video che vi segnalo su doobly-doo è un approfondimento molto interessante, la piaga delle locuste nel Nord America. Il terzo video, nell'anteprima, ci mostra un'auto sprofondata nel terreno e ci chiede cos'è successo a quest'auto. È una domanda che concerne il cosiddetto fenomeno della liquefazione del terreno, ha a che fare con i terremoti, molto interessante, il terzo video sul doobly-doo. Assieme vi lancio un extra, una curiosità. I feti durante la gestazione fanno i loro bisogni? Quarto video sul doobly-doo, il canale Minute Earth, trovate i riferimenti, iscrivetevi. Argomento del giorno: come ho detto, voglio unire cinema e informatica, e quale migliore unione tra cinema e informatica se non l'apoteosi che il film War Games di John Badham del 1983 con un giovanissimo Matthew Broderick, credo 20 o 21 anni. E con una serie di curiosità. Allora, è un film appunto dell'83, obiettivamente c'ha 30 anni, però non so se qualcuno di voi l'ha visto, se l'avete visto tutti quanti, se qualcuno non l'ha visto, quindi non vi spoilererò delle parti di questo film. La mia è una considerazione veloce, una specie di recensione molto veloce, senza spoiler. In questo film si parla di questo ragazzo, David, interpretato da Matthew Broderick, che è un piccolo hacker, un appassionato di informatica che sta cercando notizie su un videogioco in prossima uscita, e quello che fa è
a un certo punto cercare il computer della casa produttrice del videogioco, credo si chiamasse Protovision la casa produttrice, e per farlo, per trovare questo numero, fa quel gesto tipico degli hacker di quel periodo, e non c'era internet, quindi non potevi andare a cercare il sito della casa, e si fa la scansione telefonica, si spera di trovare un modem collegato al computer di questa casa che dia delle informazioni. Si fa quello che successivamente è diventato... all'inizio era la scansione telefonica, cercare tutti i numeri di un determinato prefisso da 000 a 9999, adesso è diventato, proprio in onore a questo film, a War Games, War Dialing. Tra l'altro esiste anche il termine War Driving, più o meno stessa etimologia. Facendo questa scansione si trova davanti a un terminale di una banca, o un terminale di un'agenzia viaggi, e a un terminale che non si identifica e che è molto poco propositivo. Chiede aiuto per il logon e viene sbattuto fuori. Prova a inserire determinati nomi e viene sempre sbattuto fuori, finché non scopre che ci sono dei giochi su questo computer e che è possibile entrare su questo computer utilizzando una backdoor, altro termine hacker dei tempi andati ormai, e soprattutto andati ora che esistendo moltissimo open source è difficile seminare una backdoor su codice visibile da tutti. E la backdoor è l'utente Joshua, e sarebbe il nome del figlio del costruttore di questo computer, Joshua Falken, il figlio del professor Stephen Falken. E sì, sono stato uno di quegli utenti di Linux che, quando ha avuto la BBS attiva sul numero di telefono e all'inizio anche attiva su internet, ha avuto l'utente Joshua senza password sulla macchina Linux. C'è una cosa che però non ho perdonato a quel film. Jennifer, che parla con David del professor Falken, e a un certo punto gli fa David non posso scrivergli, non posso contattarlo perché è morto nel 73. Ma non era anziano! Beh, aveva 41 anni, sì, era anziano. Ne ho 38! Adesso sono diventato anziano! Comunque, questo è il film War Games, parla di computer, parla di hacking, ci sono dentro alcune cose che riguardano l'hacking che hanno funzionato veramente. Tra l'altro a un certo punto David si trova dentro una cabina del telefono, non avendo gettoni per attivare la linea, semplicemente con la linguetta di una lattina crea un cortocircuito contro il box del telefono, che non è inventato, è una cosa che ha funzionato per quasi tutti gli anni 80 in buona parte degli Stati Uniti e in buona parte dell'America. Quindi è un film comunque ben curato, anche se alcune piccole cose sono sempre molto romanzate, molto studiate per dare l'impressione comunque dell'informatica nel cinema. L'informatica nel cinema è molto particolare, i computer hanno potenze per fare delle cose assurde. Però War Games è un film che lancia un po' un messaggio, perché qui ai computer viene data una possibilità, che è una possibilità obiettivamente più che realistica, e solo un errore di calcolo fatto in fase di realizzazione mette in evidenza un grave difetto della macchina. Quindi se lo trovate, se lo trovate nei cestoni dei supermercati a pochi soldi, o se la vostra videoteca – non so se ce ne sono ancora, qualcuno dovrebbe esserci ancora – la vostra videoteca di fiducia ha modo di farvelo avere, di noleggiarvelo, noleggiatelo, guardatelo, e se non l'avete ancora visto è un film che merita. E ricordate che è un film molto profetico, soprattutto per essere un film del 1983, è molto profetico, ed è molto ben fatto. Ok, ragazzi! Io sono Grizzly, sto scappando, spero che non mi abbia visto nessuno, ho un leggero mal di testa, ma non capisco perché, sono caduto mentre scappavo, ma dovrebbe essere tutto a posto, sono tranquillo, nessuno farà caso a me, adesso mi metterò nella folla.
quindi se il video vi è piaciuto fate pollice in alto, condividetelo con gli amici, se vi è piaciuto come sempre iscrivetevi al mio canale e lasciatemi il vostro feedback. Potete commentare, potete lasciare un messaggio nello spazio nei commenti, oppure su Twitter con l'hashtag DDPOTR. Ragazzi, grazie a tutti, ciao e ci vediamo domenica prossima, spero. Scherzi a parte, questo era il mio special di Halloween, questo è un trucco creato da un truccatore professionista che è un mio collega di Protezione Civile e che di solito fa i trucchi proprio per l'esercitazione e le attività di Protezione Civile. Al termine del video vi regalo quindi anche il timelapse di questo trucco. Ciao a tutti, buona serata, buon Halloween a tutti!